Torre Pontialti era una di quelle cittadine che sembrano uscite da un romanzo. Le sue strade strette, i palazzi con le facciate colorate e i tetti di tegole rosse facevano respirare un'atmosfera di altri tempi. Il nostro protagonista era un sarto molto abile, che lavorava in un negozietto accogliente nella via principale della città. Era un uomo pacato e rispettoso, che amava creare abiti che mettessero in risalto la bellezza delle donne. Un giorno, il sarto ricevette una richiesta da un ricco nobile della città. Il nobile voleva che il sarto creasse per lui 3 abiti nuovi, e per farlo gli offrì di alloggiare nella sua villa finché il lavoro non fosse stato completato. Il sarto accettò l'offerta e si trasferì nella villa del nobile. La villa era situata in una posizione panoramica, circondata da un ampio giardino, e all'interno la casa era decorata con grande cura dei dettagli. Tuttavia, nonostante la bellezza della villa, il sarto notò alcune stranezze. Un giorno, scese nelle cucine per bere un bicchiere di acqua e sentì dei rumori provenire da sotto il pavimento. La curiosità prese il sopravvento e il sarto decise di investigare. Notò che una luce filtrava da un asse del pavimento in legno e, spostando la tavola, scoprì una botola che lo portò in una grande stanza segreta. In questa stanza c'erano molte gabbie, e in ogni gabbia c'era una giovane donna prigioniera. Il sarto era scioccato dalla vista e decise che doveva fare qualcosa per aiutare queste donne. Tuttavia, temeva di essere scoperto dal nobile, quindi tornò di corsa nella sua stanza. Nel suo frettoloso ritorno, il sarto perse il gessetto che usava per creare i suoi abiti. Il nobile, che aveva notato la scomparsa del gessetto, decise di indagare e scoprì che il sarto aveva scoperto il segreto della stanza segreta. In un impeto di rabbia, il nobile rinchiuse il sarto in una delle gabbie. La gabbia era piccola e angusta, con sbarre di ferro robuste che la rendevano impenetrabile. Il sarto si sentiva disperato e impotente, ma non voleva morire in quella gabbia senza fare niente per salvare le donne. Una notte, udì dei passi nella stanza e riconobbe la voce del fidanzato di una delle ragazze imprigionate. Il giovane aveva scoperto la verità sul nobile e decise di liberare tutte le donne. Usando una chiave rubata al nobile, aprì tutte le gabbie e portò le donne fuori dalla stanza segreta. Alcune di loro erano impaurite, altre erano deboli a causa delle condizioni di prigionia, ma tutte erano grate al giovane per averle liberate. Il nobile, nel frattempo, si accorse della scomparsa delle donne e del sarto e iniziò a cercarli ovunque. Scoprì poi che le donne erano state liberate e decise di cercare vendetta. Iniziò a diffondere false voci sulla reputazione del sarto, dicendo che aveva rapito le donne e che aveva tentato di uccidere il nobile. Il sarto, che ora si trovava libero, cercò di difendersi e dimostrare la sua innocenza. Ma, a causa delle false accuse, la maggior parte della città iniziò a dubitare di lui e a evitarlo. Il sarto era disperato, ma non si diede per vinto. Un giorno, mentre passeggiava nel centro della città, il sarto incontrò un vecchio amico che gli offrì il suo aiuto. Insieme, cominciarono a indagare sulla vera storia del nobile, e scoprirono che 10 anni prima, il nobile era stato scagionato da un'accusa di sequestro della sua giovane fidanzata che non fu mai più trovata. Con questa nuova informazione, il sarto e il suo amico tornarono alla villa del nobile e scoprirono la stanza segreta. Trovarono poi il corpo della giovane fidanzata del nobile, nascosto in una stanza segreta nascosta all'interno della stanza segreta delle prigioniere. Scoperta la verità, il giovane decise di fare giustizia. Rinchiuse il nobile nella stessa gabbia in cui aveva imprigionato il sarto, e lo lasciò lì fino alla sua morte avvenuta 10 anni dopo. Il sarto, invece, riuscì a ripristinare la sua reputazione e tornò ad essere rispettato dalla comunità. Continuò a creare abiti meravigliosi e a far risplendere la bellezza delle donne della città. Ma, ogni volta che entrava in una stanza segreta, ricordava la notte in cui aveva scoperto il terribile segreto del nobile e aveva rischiato la sua vita per salvare delle donne innocenti. Grazie per aver ascoltato il nostro racconto. Se ti è piaciuto, non dimenticare di condividerlo e di iscriverti al canale. Attiva la campanella per restare aggiornato. Ciao!